Benvenuti su RetroFixer. Oggi proviamo a vedere questo Atari 400 e vediamo se funziona tutto correttamente e soprattutto di poter fare una modifica in composito, visto che questo segnale RF non lo possiamo più utilizzare. Aspetta, qui c'è un'altra cosa. Un altro Vectrex. L'ho vista l'altra volta la modifica dell'audio, bisogna farla anche a questo. Ti è piaciuta proprio? Non si può sentire, fa un rumore, un ronzio. Ah. Cambiare, aggiornare. Bene ragazzi, allora oggi cambio di programma, vediamo direttamente la modifica al Vectrex. Tocca al Vectrex, il mio. Il tuo Vectrex. Ale. Anzi. Uno dei problemi più grandi del Vectrex, che poi alla fine non è un problema ma è diciamo un rumore che si sente, che è fastidioso, è proprio dovuto al fatto che la circuiteria audio passa proprio dietro il monitor CRT e capta tutti i disturbi, tutte le frequenze che trova. E quindi adesso andiamo a sentire anche con l'aiuto di questo microfono il rumore che sentiamo e poi faremo lo stesso test con la modifica effettuata in modo da valutare la differenza. Ora per separare le due schede dobbiamo utilizzare un saldatore, magari con una punta un po' grande, e togliere questo cavo di massa. Beh, ovviamente non ve l'ho detto, ma di sicuro prima dobbiamo togliere le viti che tengono questa piastra e rimuovere anche il pomello dell'accensione e del volume. Poi ci sono da scollegare i cavi dell'alimentazione, del monitor e dello speaker. Ora dobbiamo prendere l'alimentazione per il nostro amplificatore. Ci servirà un 5V. Qui possiamo prendere il GND da una qualsiasi pista di massa, mentre invece seguendo questi bei fili rossi troviamo il 5V. E questa è una piazzola vuota da poter usare con i 5V. Questi sono i fili che poi ho collegato, mentre su questo potenziometro interruttore troviamo sia il GND che il segnale audio da portare al nostro amplificatore, che poi a sua volta sarà collegato direttamente allo speaker e non passerà più per il circuito interno del nostro Vectrex. Questo è il cavetto che utilizzo per il segnale audio. È consigliato usare un cavo schermato, visto che qui i disturbi ce ne sono parecchi, almeno con questo riusciamo ad attenuare ancora di più. Due modelli di Vectrex, entrambi marchiati MB sul case, ma uno GCM, uno MB. Il seriale di questo è più basso rispetto a questo qua, quindi probabilmente queste sono schede dove era la versione ancora non MB, incastonata all'interno del case della MB. Questa invece poi l'hanno fatta tutta con la dicitura MB anche nella ROM.
come differenza il tubo catodico non è proprio identico nella rappresentazione. Guardiamo aumentando al massimo le linee. Vedete, in questo di qua il tubo catodico fa vedere tutte le linee di disegno del pennello del CRT. Di qua sono appena accennate, quasi che non si vedono, quindi dipende molto anche dal singolo modello del tubo catodico che c'è dentro. L'audio è bello pulito, non fa un ronzio, assolutamente migliorato. Se prima il difetto era 100, adesso è 5, forse anche meno. E funziona. E funziona tutto, almeno quello. Ah no, è 3 per muoversi. Era tosse questi giochi, eh? Mamma mia, guardalo, mi ha preso. Dai. Questo è il riappoggio. Cioè lui spara da qua e lo colpisce a me da là. Tu? Anche altri, eh? Non si sente nulla. Zero artefatti. Oh, sono riuscito a colpirlo una volta, eh? Bene, anche per questo video è tutto. Avete visto due bei Vectrex, tutti e due con modifica audio che migliora molto il ronzio naturale di questi. Quasi annullato, veramente bella come modifica. Quindi, come al solito, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e alla prossima, Fixer! Alla prossima, Fixer!